nuovo qui con mamma Rita. Ciao genitore, dopo l'unboxing della Lush, speriamo che vi sia piaciuto, ve lo mettiamo qua sotto se per caso ve lo siete perso. Oggi facciamo una torta, mamma io non so se ti è piaciuta anche solo un decimo di quanto è piaciuta a me. Una torta che ha fatto una mia amica, infatti è la torta rosa di Tania, perché è una torta completamente rosa pastello, che poi se magari voi mettete dei coloranti può diventare anche fucsia, pois a righe, ma così resta questo rosa pastello fantastico, sì, di cui mi sono proprio innamorata. Ci vogliono soltanto 4 ingredienti. Io ho festeggiato il compleanno di questa mia amica a casa sua, lei ha fatto questa torta, perché naturalmente io auguri, buon compleanno, le avrei portato un bicchiere d'acqua per festeggiarla, l'amica dei sogni, e lei l'ha fatta, ha veganizzato una ricetta che non era vegan, e mentre la mangiavamo in questa bellissima merenda dei boschi, delle fate, stile Alice nel Paese delle Meraviglie, questa mia amica Tania mi dice: guarda Giù, è talmente facile che potresti farla anche tu, ti dico. Quei 4 grammi di orgoglio che avevo per terra li ho raccolti col cucchiaio, e così abbiamo deciso di farla per il canale. Quindi grazie Tania per questa ricetta, madre, è giunto il tuo momento, raccontaci cosa sono i primi 2 ingredienti. Allora, biscotti secchi. Quanti? Duetti. Duetti, quindi 200 grammi di biscotti secchi. Tania ci ha consigliato i digestive o digestive, ma non per forza, basta che siano biscotti. Noi vegan. Oggi andiamo vegan, certo, 100% vegetali, noi oggi andiamo a usare questi qua. E 100 grammi, il doppio forse l'avevamo detto. Scusate, allora prima abbiamo fatto, allora ho detto, no, perché prima l'abbiamo mi stavo mettendo la collana, allora, esatto, e mi fa, tanto verrà sicuramente una cazzata come al solito. Non è vero. Oh, oh no, mamma. No, dobbiamo raddoppiare quello sopra, non la base. Non la quindi base. 100 grammi di olio di cocco. 200 grammi di biscotti e 100 grammi di olio di cocco. Quindi adesso noi andiamo a sbriciolare i nostri biscotti e poi semplicemente uniamo 100 grammi di olio di cocco. Sì, andiamo a sbriciolarli come? Con le mani? Con ah sì, perché poi questa. Allora scendi giù in cantina e prendi il mixer. E tu perché? Perché l'abbiamo già fatta una volta, perché era impensabile farla così a secco subito sul canale, no? L'abbiamo fatto con le mani, come negli anni 20, tranquille. Mi fa, vai a prendere il... che sono 7 anni, ce l'ho messo, sono 3 biscotti sputati. Fa, vai nella cucina, nel garage, a prendere i biscotti secchi. Baby! Teniamo i biscotti in garage, no, a prendere il mixer. Io dico, ma figurati se vado in garage a prendere il mixer, ma tu sei completamente... Perché tu hai detto che rimanevano dei pezzi più grossi. Ma chi se ne frega! E schiacciamo più forte con le manine, vai, forza. Okay. Ale, dai, veloce. Intanto tu pesa l'olio di cocco. D'accordo. Potete anche scioglierlo, se volete fare proprio le fighe, strafighe, però... Sì, poi lo scegliamo. Ah, allora lo facciamo anche noi. Allora. Mi fa, mettili nel sacchetto e poi prendili a colpi col martello. Sapete com'è la puntata alla prima di Fargo? Spero di non aver fatto degli spoiler. Tra l'altro, se non avete visto Fargo, guardatelo assolutamente. La prima stagione, perché la seconda, vabbè. Col mattarello uno li schizzava. Madre. Se tu ti diverti così? Ma sì, allora. Sfogo i nervi. Ok. Pensate, voi sapete a chi dovete pensare. Allora. Dai, non è una bella attività madre e figlia? Sì. Sbricioliamo i biscotti insieme sul tavolo. Sembra ieri che eri bambina e oggi siamo già qua a sbriciolare i biscotti insieme. Okay. Va bene così. Allora, sì. Dunque... sciolgo questo o no? Ma secondo me va bene così, caccialo dentro, dai. Sì? Sì, ci sono 21 gradi, è primavera, per citare. Brava, via, prima vediamo sì. Se si riesce. Si riesce o meglio scioglierlo? Meglio scioglierlo, sta venendo uno schifo. E beh, allora, Tania ci ha detto che sarebbe meglio sbriciolarli proprio a farli a polvere, però va un po' a gusti alla fine. Diciamo che se voi usate il mixer, probabilmente lo potete anche fare facilmente. Se continuate così con le mani, alla fine restano delle briciole un po' grandi. Però viene anche così, vedete voi se proprio polvere oppure delle briciole un po' più grandi. Ecco, già così. Vado. Versami dell'olio bollente addosso. Io intanto bagno la carta del forno. Sì. Questa è proprio la torta della vita. È diventata la mia torta preferita. Sì. Io amo la tua torta di mele, lo sai. Sì. Tra l'altro una delle prime ricette del canale, ve la mettiamo qua sotto. Ricchissima quella ricetta lì, eh? Sì. Però buonissima. Ma sono sincera, lo dico veramente col cuore, questa è diventata la mia torta preferita. È buonissima. E beh, noi usiamo lo yogurt di fragola, perché la ricetta di Tania è con lo yogurt di fragola, perché appunto resta di questo rosa pastello stupendo, ma poi potete farlo con qualsiasi yogurt, certo. Di pesca, la vaniglia, la frutta, mirtillo, arancia amare. Ok, adesso. Vai? Sì. Travasiamo.
è più grande di quella di... Stiamo usando una teglia più grande dell'altra volta ed è troppo grande, mamma, dobbiamo aggiungere dei biscotti. Facciamo altri, andiamo a ripetere tutto, andiamo a rifare altri 200 grammi. Vado a prendere gli spazi. Sì, altri 200 grammi, dobbiamo raddoppiare, altri 200 grammi e altri 100 grammi di olio. Eh sì, per forza. Per forza. Vi piace questa ricetta? È bellissima! Non smettete mai di cucinare! Ok. Allora, fatto tutto. Scusate, mi ho tirato addosso. Adesso bisogna schiacciare. Io vi riporto proprio le regole di Tania. Bisogna schiacciare molto, molto bene. Sì. Madre, rimboccati le maniche. Sì. Già qua ce n'è troppo. Intervieni tu, ti prego. Non posso non leccarmi le dita. Sì. E poi ho letto che si può fare anche con gli anacardi, con le mandorle. Dove la chi, no. Chi te l'ha fatto leggere? L'ho letto su internet. Esatto. Oh, mi hai messo la spilla di viola, che bella, mamma. Sull'internet. Sì, perché c'è gattino. Mamma, allora, abbiamo scoperto, io stanotte, lei questa mattina, me l'ha detto Ambra, la nostra amica antispecista e celiaca, tra l'altro c'è l'intervista qui sul canale, se la volete recuperare qua sotto, mi ha detto che il MiVeg del 2020 è stato ufficialmente annunciato, non viene mai annunciato con tutto questo anticipo, sarà ottobre. E noi non vediamo l'ora di andare. Che bello. E lì ci saremo. E quest'anno, mamma, ci andiamo sia sabato che domenica. Dai, mamma, su, ti prego. Vabbè, o sabato o domenica, ma forse tutti e due giorni. Comunque sicuro. Ok. Una volta schiacciata, quindi vi viene così. Ok? Schiacciate bene bene, no, mamma, abbastanza forte. Sì. In modo che resti ben compatta. Ok, allora, adesso tiriamo fuori la nostra teglia con la nostra base di biscotto, dopo che è passata un'ora. Ma prima andiamo a prendere lo yogurt alla fragola. Scegliete uno yogurt alla fragola 100% vegetale. Noi, anziché fare tre yogurt, raddoppiamo. Tre vasetti, eh? Sì. Cosa ho detto io? Sì, tre yogurt, ok. Certo. Raddoppiamo, quindi sei, perché appunto la nostra teglia è un po' troppo grande. E poi panna vegetale di riso. Tania si è assicurata, mi raccomando, giù prendi questa, e quindi noi l'abbiamo presa. Ora sì, nella ricetta quindi era tre vasetti di yogurt per una confezione di panna, quindi noi andiamo a fare 6 yogurt con 2 confezioni di panna, quindi andiamo a montarli, madre. Prendiamo questo contenitore che abbiamo tenuto nel freezer per parecchie ore, apriamo la panna e andiamo a montarla. E poi aggiungiamo lo yogurt e lo andiamo a mescolare, cosa che farai tu perché io ho un'ansia che... Perché la mia amica, mi raccomando, giù, fallo con il cucchiaio dal basso verso l'alto in modo che la panna non si smonti, io così. Faccio, mamma, lo farei tu? No, dai, prova! Questo lo faccio io. Ole. Quindi mi raccomando, panna in frigo 12 ore. Scusa. E il contenitore nel freezer. Più è freddo, meglio è. Grazie Mia per avercelo detto. Tania. No, il trucco del contenitore nel freezer me l'ha detto Mia, sì. Ah. Tra l'altro per caso, che l'ho detto, guarda che puoi provare a rifare la torta, ma mi raccomando mettilo in freezer che così, quello è un trucchetto che è valido. Che bravo. Infatti, poteva anche non dircelo. Ok. Ok, quindi adesso abbiamo la nostra base solidificata di biscotto, questo sballo di panna montata, e adesso ci uniamo lo yogurt. Sì. Ti prego, mamma, fallo tu. Io imparo. Prego, guardati. Il mio compito è fondamentale. Certo. Lei da sola non avrebbe potuto travasarlo. Fortunatamente c'è sua figlia. È molto difficile adesso non infilarci la lingua dentro a tutto. Sinceramente, io sto cercando di pensare ad altre cose, ai miei fallimenti, alla mia vita. Tutto pur di non pensare a questo momento. Che bel rosa, no? Bellissimo. Profumo. Io credo veramente che potrei mangiarla tutta col cucchiaio senza nessun problema. Veramente. Come dice, poi diventa stocchevole e mi viene nausea. Ma che gente esiste? Io direi che ci siamo. Com'è? Io so che per tante... Questa è la torta più buona del mondo, madre. Brava Tania. Brava. Ok. E adesso? La mettiamo in frigo tutta la notte. Adesso sono le 5 del pomeriggio, lo lasciamo, ci vediamo domani mattina o anche domani pomeriggio. Sì. La lasciamo riposare un sacco.
Sì. Perché è molto stanca. Esatto, dormi bene. Ci vediamo domani. Ok. Ok, eccoci qui. Madre, sei pronta? Sì. Speriamo che non si sbriccioli, perché l'altra volta siamo riuscite senza problemi, cioè non si è tutta spantagliata, come già sembrava un miracolo. Veramente. Bene, mi sono fatta anche il tè. Benissimo. Proviamo. È fredda. È squisita. Io ti giuro. Veramente buonissima. Non le sarò mai debitrice abbastanza per questa ricetta. Buonissima. Mai. Comunque il fatto di aver raddoppiato la dose, se senti, rispetto a quello che abbiamo fatto l'altra volta, senti che è molto più dura la base. Perché come vi abbiamo detto, la prima volta l'abbiamo fatta con le dosi normali, della ricetta normale, e quindi di biscotti non abbiamo messo il doppio come oggi. E di base è molto, molto buona, più croccante così. Sì, buonissima. Si sente l'olio di cocco, la fragola, così. Veramente. Noi vi ringraziamo tantissimo per aver seguito questo video. Noi siamo innamorati, non so tu quanto, io sono completamente innamorata di questa torta, di questa ricetta, e nonostante io detesti cucinare con tutta l'anima, la rifarò senza ombra di dubbio. Beh, qui non si cucina niente. Brava, qui non si cucina niente, veramente. Sì. Dai mamma, chiudi, sai cosa devi dire, vai. Sì. Ora e per sempre, vediamo. Ciao, alla prossima, ciao. Forza. Ale. Ah sì, poi sapete che una mia amica vive a Milano. Ma ti ricordi l'altro giorno che ho visto quel bosco con la farfalla variopinta? A proposito di farfalle, ma ti ricordi quando ero bambina che siamo andati in quel parco giochi? Ah, a proposito, la palla va messa in frigo. Ma perché facciamo così i video? Si sembriamo fuori di testa. Poi d'estate magari. Mamma, non penso che ti si senta sotto la cascata in piedi, lontana 20 km dal microfono. Se puoi tornare. Poi d'estate deve essere meraviglioso! E vieni qui! Qui domani vi servono biscotti, olio di cocco o margarina. Mamma, mi sono dimenticata di dirlo. Scegliete voi, o 100 g di olio di cocco o 100 g di margarina. Scusate, mi sono dimenticata. E poi la. Come si chiama? Teglia a bottoni. A cerniera. Ah, cerniera. Quindi ne peso 100 g. E fin qua. Hai un contenitore? Vado a prenderlo. Vai! Vado in garage dove c'è il mixer. E il giorno del suo compleanno era ancora lì a spezzettare biscotti. Scusa un attimo, facciamo il mio metodo con il sacchetto? Ma dov'è che devi andare? Cos'è che hai da fare? Non capisco. Sono veramente, penso di averli contati 15 biscotti, ma datti una calmata. Comunque questo contenitore madre fa schifo perché è troppo piccolo. E possiamo cambiarlo? Ma io l'avevo preso per lo yogurt, per metterci lo yogurt. Ah, è troppo tardi. Vabbè, cambiamolo. Mi è venuta in mente la storia della nostra teglia. Ah sì, perché per fare sta torta. Questo per farvi capire. Infatti l'ho scritto su Instagram che stavo cucinando e la gente mi ha scritto giù, ma tutto bene, cosa è successo? Perché nel vedere che io ho fatto vento, che avevo fatto anche i biscotti per Serena quel pomeriggio, quindi hanno detto, ma tutto a posto? Una ragazza mi fa, oh Ale, mo piove, no? Perché ho cucinato. Infatti è stata una giornata orribile, perché per trovare poi, perché poi ci vuole lo yogurt alla fragola, per trovare lo yogurt alla fragola, cioè era più facile trovare della cocaina in piazza. Lo so. Che sembra il gusto più, diciamo. Lo so. No, ma io credevo che non ci fosse la teglia in casa, credevo di averla messa di sotto. Racconta che genitore che sei, racconta madre. Ero sicura, mi ricordavo che proprio schifo che mi fai, guarda. Che avevo detto a Giulia. Me la porti giù di sotto, per favore, che qua c'è un sacco, una confusione terribile nel forno. Ero sicura, quindi le ho detto, vai giù a prenderla. Sempre dove c'è il mixer, che noi teniamo tutto lì. Letti, ospiti indesiderati, rifugiati di guerra, tutto in cantina. Sono scesa. Che cazzo ridi? Quanto hai cercato?
non so, 8 ore, torno su, non c'è un cazzo. Ma se ti dico che c'è, guarda, no, ma io mi ricordo il momento in cui quando chiudi gli occhi poi mi dà un fastidio, come se il fatto che tu chiudi gli occhi lo stai rivedendo. Io sì, mi ricordo infatti, il momento in cui te l'ho detto, così. Io ho detto, cazzo, ma allora sono veramente deficiente, torno giù. Niente, ho trovato dell'aceto andato a male, che chissà chi l'ha messo lì dentro, forse ero bambina ancora, cioè delle ho visto delle cose in quella cantina che ancora adesso c'ho gli incubi. Che schifo, mamma, ma perché tenete ste cose lì nella cantina? È la madre dell'aceto, è un aceto, si chiama madre, è un acetiera dove dentro pipì, Ale, dentro c'è la madre e uno fa l'aceto, continua ad aggiungere e si fa l'aceto di vino. Che schifo, io odio anche l'aceto. Ma allora ero, gattillo, smettila. Siamo scesi anche con Claudio. Sì, allora scendiamo noi. Scendono. Claudio, ha visto anche lui l'aceto. Che giornata di merda. Che schifo, mamma, io te lo giuro. Ti odio. Poi torna su. Ah, cos'è che hai aperto? Uno scrigno? No, lì c'era, come si chiama? Quel frullato alle immersioni. No, il, come si chiama? Basta, non aggiungere dettagli inutili. Il sbattitore. Ecco, bravo. Ed è caduta fuori, era dietro a questa. E fa così. Mamma, te l'avrei spaccata in testa, guarda. Veramente è saltata in piedi, fa. Mamma, adesso mi devi chiedere scusa. Mi avrei chiesto 5 volte, ma io me lo ricordo, mi hai detto 5 volte, io me lo ricordo quel momento in cui te l'ho detto, tu eri lì e io ero su quella piastrella, come dire, e non te lo ricordi quel giorno che è successa questa cosa così bella, tra l'altro, da ricordare, e poi era lì.